Tra un'ora sarò agli imbarchi della crociera Costa Smeralda. Siamo in una sorta di area d'attesa dove praticamente ci dobbiamo aspettare che ci diano il risultato del tampone e poi ci possiamo imbarcare. Siamo arrivati qui alle 14 circa, sono le 14:20, vediamo più o meno quanto tempo passa per avere il risultato e l'ok per l'imbarco. Ore 15:40, stiamo imbarcando finalmente, 1:40 totale di attesa. E possiamo dire ufficialmente che non abbiamo il coronavirus. Lo possiamo dire, cazzo. Ora, superati gli ultimi controlli a bordo, foto di presentazione e poi saliamo. La prima volta sul ponte esterno. Ponte numero 17, c'è una piccola piscinetta, il panorama, Davide, e là c'è il caminetto della costa. Meraviglioso, questi sono tipo dei giochi d'acqua, bello. Cioè, in realtà abbiamo aspettato 1:40, come tempi di attesa per il tampone non siamo proprio al top della performance, però la nave è nuova, nuovissima, bellissima e comunque saliti a bordo poi insomma riesci a godertela. Qui ci sono anche le piscine interne, adesso ve le faccio vedere. Eccole Questa è lì. molto simile a MSC Splendida, ma anche se c'è qualcosa. Sì, leggermente. Ti do l'onore di aprire la cabina 17.080 sanificata, tra Cabina l'altro. con Con balcone! balcone. Vai! Eccola Entriamo, è la prima volta che entriamo, infatti non c'è qua! Guarda, c'è luce. letto! Letto matrimoniale! Letto matrimoniale? Ma io perché devo dormire nel letto matrimoniale con questo? Vabbè, poi che dire? Bella, eccola lì! TV, armadio, letto, angolo soggiorno e poi c'è il pezzo forte! Ma è automatica! Oh Cristo! Ok, ce l'abbiamo fatta! E il pezzo forte è un piccolo ma confortevole. Balcone! Balcone sul mare e Il pezzo questa. forte è che siamo al 17° piano. Siamo al 17° piano e questa è la vista della città Di di Messina. Messina dove siamo adesso. Welcome! Benvenuti a bordo. Ok, sul letto troviamo il cartellino non disturbare che non ci servirà perché siamo due maschi, etero, convinti. Poi abbiamo le due tesserine che ci serviranno a bordo, Costa Club. Ambra, un'illustrazione per la sicurezza a bordo, eccetera, eccetera, e un welcome kit. Dentro il welcome kit troviamo una cartina della nave, insomma, una roba del genere, documenti sulla sicurezza ed escursioni passepartout che noi abbiamo già incluse, un benvenuto a bordo, visita della nave, con tutto il regolamento e tutto, pacchetti bevande. E le mascherine! Ci hanno dato le mascherine imperdibili. Ma che bella soddisfazione essere finalmente a bordo con la nostra bella cabina con balcone. Yes! Sono le 4:10, tra poco andiamo a fare merenda, io ho sti capelli un po' così, mi dovrei pure cambiare, vabbè, farò tutto dopo. Ci hanno dato questo che praticamente serve per la tracciabilità. Però senza suonare, senza disturbarti, diciamo la privacy c'è e garantita. La cabina con balcone ve l'ho fatta vedere. Procedure di imbarco, che dire? In realtà è un po' noioso il fatto che devi stare ad aspettare 1 a 2 ore prima di salire, perché obiettivamente dalle 2 siamo arrivati in cabina alle 4 di pomeriggio. Però nel frattempo ti danno roba da bere, Coca-Cola, acqua, quello che vuoi. Tampone rapido, fastidioso un pochettino, sì, però comunque, boh, si deve fare, si fa. E a bordo ancora non ho visto quasi niente di questa nave, però già mi piace, grande, bella, nuova, moderna. E che dire, vi farò sapere stasera qualcosa.
cercando di andare a fare merenda, però ci siamo imbattuti in questo luogo. Ok, è arrivata l'ora di un bel caffè americano in questo ristorante dove praticamente fanno merenda, colazione e via dicendo. Dolce e salato, merenda. Ok, sto per uscire, ma voglio farvi vedere il bagno e una cosa in particolare. Questa è la mia immagine riflessa nello specchio e questa è la doccia. Intanto molto grande, spaziosa, ma la cosa figa. Se noi ci avviciniamo qui nei comparti questi, vediamo che possiamo decidere il livello dell'acqua chiaramente, ma anche la temperatura. Cioè noi sappiamo che se è messo così praticamente la temperatura sarà 40 gradi. Se vogliamo che la temperatura dell'acqua sia minore di 40 gradi, scendiamo praticamente semplicemente. C'è un bottone dietro e lo giriamo. Idem al contrario, quindi sappiamo anche la temperatura dell'acqua. Il che è una cosa anche figa e interessante perché comunque non in tutte le navi da crociera riesci a vedere esattamente la temperatura dell'acqua con cui ti vai a fare la doccia. Attenzione, dopo la pioggia o dopo il lavaggio dei pavimenti, i ponti potrebbero essere scivolosi. Oh, eccolo di nuovo. In caso di mare mosso o di vento, fate attenzione. Usate i corrimani e, se possibile, indossate scarpe con il tacco basso o senza tacco. Quasi le 8 di sera e stiamo per lasciare Messina. E non mi dispiace in realtà. Calata la sera, l'atmosfera si fa più rilassante. Tra poco cena e poi decidiamo le escursioni da fare. Ho già un'idea. Fatto il giro del caminetto Costa, che comunque è una tradizione, e lasciando la città di Messina, rientro in nave e vado nei ponti giù. 7-7. E voglio farvi vedere questa fighissima fantasia degli ascensori praticamente. Cammini in mezzo alla natura e niente, qui c'è tutto lo shopping, però abbastanza ben fatto in realtà. Bar, c'è cioè, bellissimo. Il nostro disco che suona. Erano gli anni 60 e i jukebox suonavano canzoni divenute immortali. Questa è la macchinetta che piace a me, figo. Anche questa, anche questa. Beh, in realtà mi piacciono un po' tutte queste macchinette. La nave è partita in questo esatto momento e cazzo, sono vicinissimo alla Madonnina del Po, proprio sono vicino, siamo attaccati, non l'ho mai vista così vicina. La prima sera ho scelto la pizzeria Pumidoro, pizzeria a pagamento, però dove la pizza è buonissima e ne vale la pena. Quindi adesso scannerizzo il menu con il QR code, perché non ci sono più i menu cartacei e vediamo cosa prendere. Ed è arrivata la pizza. Pizza e birra. Classico. Buon appetito a me. After dinner, dopo cena. Cerchiamo qualcosa da fare. Number 1 Rosso Guscio.
Red Hood. Sandra 23 con tua Trinus Fighting, dove Sandra, eccola! Un salto alla sala giochi prima di tornare in stanza, così giusto per vederla. È carina, non è malaccia. È il 22 ottobre e vabbè, è mezzogiorno, mi sono svegliato da poco e siamo al porto di Napoli. Inizieremo le escursioni da domani, sto ancora dormendo ma ho anche fame. Vi faccio vedere la città di Napoli dall'alto. Ok, credo che salendo da qui stiamo arrivando nel punto più alto della nave, praticamente. Infatti si chiama passeggiata volare. Il caminetto della costa, finalmente visto da vicino panorama di Napoli. E oddio, ci sono anche gli scivoli visti dall'alto e ancora altri scivoli, il campetto, là sotto c'è il solarium. Insomma, questo è sì il punto più alto della nave, sostanzialmente. Ok, ho beccato una piccola piscina esterna e un idromassaggio esterno. Eccoci arrivati al solarium. Praticamente qua siamo a prua della nave e quindi è la parte davanti, sostanzialmente, la prua. E niente, c'è l'affaccio sul mare. Adesso chiaramente c'è Napoli, però poi ci sarà il mare quando partiremo. Sono finalmente arrivati i biglietti per le escursioni. Già divisi, abbiamo alla scoperta di Cagliari e i suoi sapori, Albenga, La Spezia Discovery, Civitavecchia Discovery, eccolo qua, e Sorrento. Ho fatto l'idromassaggio, adesso sono al Nutella Bar. E in questo caso ho preso un waffle che dovrebbe arrivarmi. Eccolo arrivato il waffle. È giunta la sera qui nel porto di Napoli, sono le 7. Sono nuovamente in cabina, ho fatto tante belle cose oggi e mi preparo per la sera. E oggi ceniamo al ristorante Arlecchino. Avrei dovuto mandarvi, inviarvi un video messaggio dal porto di comando, questo prevedeva il protocollo, ma ci tenevo ad essere qui in persona, ringraziarvi di cuore per essere tornati con noi. Costa ha ripreso l'attività e voi immediatamente avete risposto presente, e questo per noi è una cosa molto importante ed emozionante, aver ripreso le croce. Grazie di cuore. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, lasciando venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te, nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà per l'eternità. Ok, oggi siamo a Civitavecchia, è presto perché sono le 10:20 del mattino, infatti mi sono svegliato da pochissimo, non ho preso neanche il caffè ancora, però l'escursione a Civitavecchia è adesso, quindi sto
mi sto dirigendo praticamente. Andiamo di parà la radio. Lo proviamo un attimo, d'accordo? Fatta la prima escursione a Civitavecchia con una guida molto molto brava, ci ha fatto vedere il centro storico di Civitavecchia, siamo andati in un bar a fare un aperitivo che comunque era offerto, tutti molto gentili, abbiamo anche visto il mercato, insomma sì, questa escursione organizzata da Costa Crociere è stato quasi il top dell'escursione. L'unica pecca che non ci siamo fermati a fare shopping. L'organizzazione dell'escursione è top perché piccoli gruppi di persone, senza quindi avere dei gruppi troppo numerosi, guide professionali e giri, anche se a piedi ti fai 7, 8, 9 km, 10 km, però riesci a vedere tutto ciò che è più importante nel luogo praticamente. Sono le 14, escursione terminata e adesso torniamo sulla nave e vediamo che attività ci saranno di pomeriggio. Ore 19:30 dal ponte 17 di Costa Smeralda, la nave è partita, siamo appena partiti, stiamo affiancando la Princess Cruise e stiamo affiancando anche tra poco la Costa Diadema. Non c'è niente Covid, non nave. Salve! Ciao! Queste cose stanno affettando il balcone, si può fare! Buonasera amici, buonasera! Salve, 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 che piacere! Proviamo a zoomare. Tiro il balcone. Buonasera, buonasera, salve, salve pure a lei, buonasera pure a lei, salve a tutti, salve, salve, salve. Come sempre oggi pomeriggio idromassaggio e stasera dinner, cena e dopo cena stasera ci dovrebbe essere uno spettacolo comico e speriamo sia carino. Grazie, grazie. Coraggiosi crocieristi! No, siete coraggiosi, siete usciti, siete andati sulla crociera, complimenti ragazzi! È stato un bell'anno, Pieno di soddisfazioni, Pieno di lavoro, che bella atmosfera! Quando vai in giro per le strade sono tutti contenti! Decathlon, la possibilità di vestire un'intera famiglia con 9,90€! Sì! Con la sola accortezza di non avvicinare la famiglia a una fiamma libera, altrimenti la incendierai. Ma è un rischio che per 9,90€ io sono disposto a correre. Da quando abbiamo scoperto Decathlon basta, ci vestiamo esclusivamente di sintetico. Qualunque sia l'occasione, anche per le cerimonie, ci abbiamo lo smoking di pile con scritto qua. Ma secondo te io ho tempo di ascoltare il terremoto? No, mi sto lavorando, pigolo. Cioè, ma perché? Scusa, ma quanto costa quella telecamera lì? Che me la compro, faccio anche il tuo lavoro. Ma poi mi intervisti a me, prenditi una bella figa, no? A pieno. Che se la scossa fosse stata a Genova, sarebbe stata. Scusi, lei l'ha sentita la scossa? Come le è sembrata? Ma lei ha prenotato. Se non l'hai prenotato, non te ne piace da mangiare, uscire. Dai, dai, via! Ah, quanti posti, quanti modi di pensare. In Veneto, come sarebbe stato in Veneto? In Veneto sarebbe stato, scusi, lei l'ha sentita la scossa? Come l'ha sembrata? Ah, se non mi sono fa un bello spavento, sì. Ma ricordo perché combinazione ero al cesso. Ero dietro che pissavo. A un certo punto ho visto il batter che mi scappava di tutti i parti il mio caro. Ho detto, sono le 10 del mattino, sono già ubriaco, ostia. Che bel posto, mi pare, è pazzesco.
Ovviamente non possiamo trascurare le isole, perché se la scossa del terremoto fosse stata a Palermo, sarebbe stato quel tipo: scusi, lei l'ha sentita la scossa? Come le è sembrata? Ma guarda, non c'è stato niente. Come non c'è stato niente? Cioè, c'è stato un terremoto di notte, il terremoto. Terremoti non esistono, è tutta invidia. Come invidia? C'è stata c'era una casa di tre piani e non c'è più, è venuta giù. E si vede che era destino. Non era destino. C'è stata una forte scossa tellurica alle 3:14 del mattino e è venuta giù per quello. Se la casa si faceva i cazzi suoi, era ancora in piedi. Quindi vedi che l'Italia è un posto da abitare. Io lo amo. Come sono arrivato qua? Non lo so. Io seguivo quella lunga riga bianca. E vabbè, devo pagare, pagherò. C'avevo qua una banconota arrotolata. Ma dove è finita questa vita? Ma quando cerco il grano non lo trovo mai. Fammi passare, dai, senza la sbarra, dai. Qua dovete applaudire perché non sono avanti. Tanto che ha venduto milioni di dischi facendo leva su due problemi della sua personalità, quindi ha reso un handicap una virtù. Questo è pazzesco, perché ha questi due problemi, Max. Primo, parla sempre di figa o di discoteca, qualunque sia la tematica, cioè anche qualunque sia la tematica, lui è figa discoteca. E lo fa, ecco, un'altra strana caratteristica, lo fa sbagliando tutti gli accenti, tutti, dal primo all'ultimo. Quindi se arrivasse al casello senza biglietto a bordo di una Delta HF4VD ad assetto ribassato, perché lui è Max Pezzali, penso che lui farebbe un pezzo tipo così. Mi ricordo quando ero ragazzo, con tutti gli amici nella macchina, lungo l'autostrada strecciavamo e delle ragazze parlavamo. Mi piace quella con gli occhi verdi, mi sono schiacciato sua sorella, c'ho solo più mieca di benzina. Grazie. Perché dico messaggio di grande ottimismo per tutti noi? Perché ragazzi, se ce l'ha fatta Jovanotti, possiamo farcela tutti. Non vi ricordate com'era ridotto Jovanotti? Dai, ma vi ricordate gli esordi di Jovanotti? Come cazzo stava Jovanotti a 20 anni? Era pazzesco. Per chi non si ricordasse com'era Jovanotti a 20 anni, guardiamo insieme questa clip di repertorio. La. E qui la faccia. Bello zio, chi mi fai? Sei come la mia moto. Cioè, un idiota, completamente idiota. Poi a un certo punto, boom, si è trasformato, gli avranno cambiato il latte, non so. Cioè, io vorrei sapere qual è la sostanza che ha preso, perché anche, non so, a DJ Francesco una pera di quella roba lì gli farebbe bene, capisci? E invece non ce lo dicono. Ricorda, se arrivi al casello, incasellante è tuo fratello, per cui che tu abbia o non abbia biglietto, ricordati sempre, gli devi rispetto. Quindi trattalo come un amico, anche lui ha un cuore, capelli un pellicolo, incasellante a gusto, alla sua cultura, incasellante è un miracolo della natura. E senti come te. No, perché la cosa terribile dei napoletani è che loro, che hanno questo splendido dialetto, sono abituati a sentire della gente che fa finta di parlare napoletano e fa spavento. E io come adesso quello che farò, quindi vi chiedo scusa, io non so parlare napoletano, quello che sto facendo non ha niente a che vedere con il napoletano, ma vorrei coinvolgervi tutti, perché appunto con il benestare dei napoletani veri presenti, di quelli veraci, la sceneggiata prevede un po' di partecipazione. Quindi per cercare di essere un po' più napoletani bisognerebbe che ogni tanto quando io faccio così voi diceste tipo uè! Uè! Sto un stereotipo napoletano, tipo, facciamo una prova tipo uè! Bene, vi vedo bene, però siete un po' nazisti come la politica, siete tutti troppo uè, tutti insieme. Secondo me dovremmo essere un po' più casuali, uè, uè, un po' più un casino, il problema. Uè! Oh, uè! Questo va bene, mi piace proprio, sembra piazza del biscito, mi piace. Che facevi meraviglie, che lavavi tutte cose, mentre io con la sciantosa discutevo di bisquiglie. T'assi scucciata di vedermi innamorata, dopo anni senza impicci, se si è messa a fare capricci, adesso modo si è bloccata. A ciò chiamato lo consente in Uganda,
non si trovava manco cazzo in da mutanda. Questo lo capisco anche non napoletano, vuol dire che con Sender non era sul pezzo, non era molto proprio. A ciò chiamatelo col Sender in Uganda, non si trovava manco cazzo da mutanda. Ma ha detto senti, se vuoi stare senza pensieri, io ti mando l'ingegnere, tu mi dai 200 euro. Via te venne a fanculo, brutte fatente, disgraziate malamente, sbirri amici a polizia. Non tenga a mano, sto sgarbato villano, perde subito la pazienza e comincia a bestemmiare come il turco e l'ottomano. Per una settimana ci ho cercato in coppa web, mi sono fatta una cultura su YouTube, ho già studiato tutte le cose della rete, fino a che ne sono capito il tuo problema e dove sono stato. Questa canzone è rivoluzionaria perché introduce nella canzone napoletana il termine pressostato, che non è mai stato usato da nessuno, né Muro, né da niente, nessuno ha usato o pressostato. Ma siccome la gente non sa che cosa sia appunto il pressostato, ci vorrebbe che a questo punto della sceneggiata la nostra Marica, quando io dico pressostato, lei dicesse, agitando le mani in maniera interrogativa, così, dicesse tipo, vabbè, ma che è sto pressostato? Allora, riprendendo la storia, ha già studiato tutte cose della rete, fino a che ne so capito col problema e dove sto stato. Dove sto stato, signori? Era piccola valvoliera che funziona proprio a tussi. Si dà il caso che lui controlla quando dinta da stuvi. L'acqua arriva a un certo livello, pure ma se fa ignor no, scoppia un burdel, un presso. Vasco, non mi sembra adatto per la sigla di Adi, perché non ce lo vedo come amante della montagna, mi sembra più un ottambulo, ma penso che farebbe una sigla credibile, un pezzo tipo così. Heidi, guarda quanta neve, così sottile, così farinosa, che cosa dici? Mi ricorda qualcosa? No, Heidi, che storia la vita! Allora te Heidi, speravo fossi pulita, ora capisco com'è che riuscite a fare tutte queste salite. Non si trova più la tua capretta, l'hanno macellata, sta piangendo la tua amica Clara, l'hanno gambizzata, ma oramai sei diventata donna, troverai l'amore, porta il nonno a visitare Napoli prima che muore, e se porti la tua amica Clara, grazie a San Gennaro le capirà. Mi dispiace ma per la cavretta non ci sta niente a fare. Fabrizio! Buongiorno a tutti, è sabato e quest'oggi siamo a Savona. Io sono davanti al mio caffè, in realtà è mezzogiorno e mezza, quasi l'una. Purtroppo abbiamo fatto tardi ieri allo spettacolo e poi socializzando con altre persone ci siamo intrattenuti fino a tardi. Non siamo scesi oggi per l'escursione, anche perché non abbiamo mai capito a che ora è, perché ieri non funzionavano i monitor e l'applicazione, ci sono stati tanti problemi tecnici, però comunque era di mattina, quindi ce la siamo persa. E quindi oggi faremo un altro giorno in nave, magari vedo di fare un mini tour della nave e poi successivamente, volendo, vediamo che eventi ci sono oggi. Oltre il My Tour, che sarebbe
praticamente l'ufficio, l'ex ufficio escursioni, che adesso risponde telefonicamente, come la reception, che praticamente è solo telefonica. Il My Tour è quello, il numero di telefono 8501, la reception 3333. Adesso cosa succede? Che se noi abbiamo bisogno di qualsiasi cosa in qualsiasi momento, possiamo chiamare ufficio escursioni o reception e loro ci risponderanno e ci daranno la risposta a qualsiasi domanda. Faccio un esempio: ieri volevo un cuscino in più per dormire, perché dormo con due cuscini, chiamo la reception, mi arriva in camera dopo qualche minuto un cuscino in più. Questo è l'ufficio My Moment, cioè ovvero delle foto che poi si possono acquistare. Purtroppo una grande pecca è che non ci sono, almeno al momento, pacchetti per le foto. Queste macchinette funzionano così: My Moment, si mette la tessera e andiamo a vedere più o meno le nostre fotografie che abbiamo fatto a bordo. Dico più o meno perché in realtà non compaiono tutte, ma ne compaiono solo alcune in realtà, perché altre non sono caricate su My Moment e quindi per andare a vederle dobbiamo necessariamente recarci qui quando è aperto e vederle stampate. Hanno un costo diverso perché quelle sono professionali e quelle no, insomma c'è un po' di confusione sulle foto, però a parte ciò le fanno chiaramente abbastanza bene. Ecco, queste interessanti macchinette invece si occupano di misurare la temperatura, quindi in qualsiasi momento, se tu vuoi sapere se c'hai la febbre, se non c'hai la febbre, le trovi in giro per la nave e puoi misurarti appunto la temperatura. Funziona così: ci mettiamo davanti, inquadriamo la testa dentro, ecco vedi, e ci dice 35 36 36, ok, e so che non ho la febbre praticamente. Per quanto riguarda invece i depositi di denaro sulla carta della costa, ho cash deposit, questa macchinetta qui, mettiamo la tessera e poi da qui andiamo a mettere contanti e monete anche pur volendo. Invece se noi vogliamo registrare la carta di credito con addebito diretto, utilizzeremo un'altra macchinetta che è questa, ok? Dopo aver visto queste novità, che comunque sicuramente resteranno anche dopo il periodo Covid perché sono molto comode, andiamo in piscina e successivamente andiamo a vedere i ponti esterni della nave. Ok, a parte il sole che mi arriva proprio dritto in faccia e non ho portato gli occhiali da sole, come consuetudine vediamo la vista panoramica odierna della città. Qui siamo a prua della nave e questo è il panorama che ci viene presentato oggi, La Spezia, città che sembra anche molto carina tra l'altro, che comunque purtroppo non ho visitato, però vabbè, comunque dai, la guardo da qua. Vedete, il pavimento è tipo trasparente, quindi praticamente vedi tutti i ponti più bassi della nave, il che è molto molto figo. Ah, questo è l'acquapark di Costa Smeralda, che non vi avevo ancora fatto vedere, tipo con tutti questi giochi d'acqua, scivoli e cose varie. È il 24 ottobre, oggi abbiamo finalmente socializzato con parecchie persone, perché comunque sono persone salite, più persone a bordo, circa 500 imbarchi, arriviamo quasi a 1000 persone, quindi più o meno l'equipaggio sono 1000-1100 persone, più altri 1000 imbarcati, la maggior parte agenti di viaggio. È stato un bel pomeriggio, sono le 8:30, siamo al Campari Bar. E tra poco andiamo a cena. Essendo il 24, tra un po' cambierà l'ora. Purtroppo arriverà l'ora serale, che l'ora locale, l'ora solare, che a me non piace per niente. E infatti sul maxi schermo lì vediamo questo. È 3:30 del mattino o di notte. E dalla nostra cabina
si vede il mare praticamente buio, perché è buio, è bellissimo, però che si vedano queste robe qua sotto e l'acqua praticamente illuminata dalle luci della nave. È domenica, sono, credo che sia mezzogiorno più o meno, mi sono da poco svegliato e oggi siamo a La Spezia, no, Savona, scusate, siamo a Savona e adesso ci andiamo a vedere, cioè sempre dall'ultimo ponte, chiaramente, andiamo a vedere Savona. Intanto ammiriamo questa vasca esterna, visto che ci siamo, e intanto andiamo praticamente a prua della nave, e a prua della nave praticamente c'è un super monitor e questa sorta di solarium aperto che si chiama Piazza di Spagna, con questa statua molto carina al centro, e poi chiaramente da qui riusciamo a vedere il panorama e così ce lo andiamo a vedere ancora meglio. Sembra una bella cittadina da cui purtroppo non sono sceso, perché anche oggi mi sono svegliato tardi come sempre, però comunque dai, nei prossimi giorni scenderò e così ci faremo anche qualche altra escursione. Ok, vorrei rettificare una cosa. Oggi non siamo a Savona, oggi domenica siamo a La Spezia, quindi se in qualche video prima o precedente ho detto Savona ho sbagliato, avevo troppo sonno. Sono quasi le 2, stiamo andando in escursione perché ce la siamo fatta spostare di pomeriggio, perché di mattina abbiamo dormito e quindi ci vediamo in escursione. Sono sul pullman, sto andando in escursione. In realtà La Spezia è una città che avevo sempre un po' sottovalutato, ma ho avuto modo di ricredermi grazie proprio a questa escursione. La nostra passeggiata inizia dalle vie del centro, esattamente dal lungomare, dove poi sono anche ormeggiate le barche, anche quelle private, non solo le navi. Dopo aver percorso tutto il lungomare, passando per i vicoletti, siamo arrivati proprio nel centro storico e da lì siamo andati a vedere il museo navale. Lavorato attivamente alla realizzazione della base militare. Questa statua è stata realizzata dal genovese Sancho Panza. Siamo arrivati al museo militare, adesso ce lo... no, museo navale era. Sì, museo navale, adesso ce lo andiamo a vedere. E devo dire che il museo ha di gran lunga superato le mie aspettative. Guardamenti del 1943 che hanno impattato molto sul centro. Vediamo proprio esempi delle navi più rudimentali. Vedete che la vela veniva tenuta tesa da dei sassi, pane con i rostri che servivano per attaccare la nave nemica. Perché sì. Mentre qua davanti abbiamo le tre caravelle di che apparteneva alla Lega Anseatica, questa lega di città del nord Europa che aveva la qua della Svezia. Qui al centro vedete questo faro. Questo faro è il primo faro da prendere, ormai a fine Cristo. E qui le finestre sono di proprietà della Marina Militare, quindi non è di parte alla fine dell'Ottocento, quindi dell'Ottocento, che riguarda invece l'impresa di Umberto Nobile con il dirigibile. Ha fatto una spedizione al Polo Nord nel 1920. Che si dice
scena appunto tra incursori che sono nuotatori e sub, e dell'equipaggiamento del palombaro. All'inizio in realtà c'era ancora un monogiacca, è stata sostituita da una vera e propria cinta. Migliora la tecnica, qui c'è una strada invece importante, quella che viene allenata con la mannella, e si dice che questa mitragliatrice dovrebbe essere stata requisita da una cioè è tipo un'armeria praticamente di roba tutta antica. Immagina cosa poteva. L'obiettivo bloccava i comandi e poi lui si lanciava da qua dietro, c'aveva uno zatterino. Il bacchino da solo invece andava avanti a urtare la nave nemica e poi a provocare l'esplosione. Accorciato. Quindi diceva che quando gli operatori vedevano lui, sparava praticamente in suolo. Quindi aveva degli ostoschi. Quindi loro avevano intuito che se si rapporto dovessi lui avere la rotta. Prima cosa riguardo invece cielo e terra, che era una nave. Ok, siamo in centro, andiamo a fare un piccolo aperitivo da qualche parte. Il museo, ce ne sono due, il museo diocesiano, cioè sono raccolte le opere principali da delle mura e c'erano ben sei porte che si aprivano in queste mura. Più o meno, adesso fate conto, non proprio qua, ma indicativamente in questa zona tra il museo